Inesorabile e lento, segna il tempo un orologio ad acqua in un anfratto roccioso dimenticato da tutti, dove l'edera cresce invincibile. L'anfora alla base dello strumento è decorata con un mascherone antico dal volto accigliato e la bocca chiusa, da cui l'acqua però cola via. Ce l'abbiamo nel naso quell'odore di umido e di terra, negli orecchi il rumore dell'acqua che cade goccia dopo goccia. Una scena dedicata alla monotonia, come il progredire indolente dell'acqua che corrode la roccia e libera la catena ad essa infissa. Solo allora la figura seminuda lì accanto potrà liberarsi. Per il momento la prigioniera aspetta, la testa china, lo sguardo rivolto ai ceppi intorno alla caviglia, le mani a coprire i seni nudi. Superanda omnis fortuna si legge sulla sua testa. Ah, l'insuperabile Virgilio che nell'Eneide mette in bocca a Naute queste parole per consolare Enea, stanco degli scherzi degli dèi. Sopportando si vinge ogni sorte. Pazienza ci vuole nel lungo percorso della vita ed è la pazienza ciò che rappresenta questo dipinto, un tempo proprietà di Ercole II d'Este, duca di Ferrara. Ercole aveva fatto suo il concetto dell'attesa, dedicando al tema una delle sale del castello a Vito. La pazienza era una qualità apprezzata a quei tempi, pensa un po', ed anche altri l'avevano scelta come insegna del proprio carattere, oggi diremo brand identity. Tra questi anche Bernardetto Minerbetti, vescovo di Arezzo e amico del duca. Minerbetti aveva chiesto a un suo concittadino, artista e amico di artisti, di disegnargli un'immagine che illustrasse questa virtù. L'artista era bravo, anzi bravissimo, si chiamava Giorgio Vasari. L'invenzione di Giorgio piacque e divenne famosa. Fu replicata anche nella bottega ferrarese di Camillo Filippi, che su ordine del duca la dipinse per la sala della pazienza. Così che Ercole, guardandola e seguendo l'esempio di Enea, si rincuorasse e si mettesse tranquillo.